troviamo qui al campo Cercat per il post partita, dove lo Sportmania ha vinto 4-0. Qui ai nostri microfoni c'è il presidente Sandro Moccia. Presidente, una grande prova di carattere dei suoi e finalmente con un nuovo modulo provato, il 4-3-1-2, con tre attaccanti, Guglielmi, De Fazio e Castro, che hanno giocato particolarmente bene. Sì, attaccante puro De Fazio, gli altri due giocavano da supporto. Comunque è un modulo che è stato provato in settimana e il mister ha ritenuto opportuno e ha portato i frutti. Un risultato che dimostra appunto la forza di questa squadra, che sta riprendendo piano piano la lucidità di inizio campionato, e la fluidità di gioco che si è avuta nel primo tempo è la dimostrazione. Certo, il secondo tempo è stato un 45 minuti di mantenimento del risultato, hanno gestito il risultato, ripeto, ma poi avevamo già chiuso la partita nel primo tempo. Sì, presidente, infatti si è vista una fluidità di manovra rispetto all'altra partita giovedì con Maroso Candela, migliore, soprattutto anche col ritorno di Bonavita a centrocampo. Sì, hanno giocato bene il primo tempo, la vittoria con Maroso Candela ci è servito per darci morale e sicurezza nei propri mezzi. E sì, Bonavita ha i piedi buoni, è riuscito a mettere palloni al centro invitanti per gli attaccanti, sono stati fatti gol proprio grazie ai suoi cross. È un giocatore che fa parte della rosa, così come tutti quanti gli altri, che danno il proprio contributo ogni qualvolta vengono chiamati in gioco. Il Sauri ha vinto anche in fuori con Biccari 3-0 dopo le grandi acquisti che ha fatto, tra tutti anche Micca, un giovane Ortenza appunto dell'Ortanova, che ha fatto esperienze superiori anche a Gallipoli. Però voi mantenete la testa della classifica sempre a più 3 con una partita in meno. La settimana prossima un'altra trasferta difficile a Mattina, col Mattinium. Sì, a mattinata sì, il Sauri ha vinto a Rodi Garganico 2-0, ma noi pensiamo a noi stessi, noi dobbiamo pensare al nostro gioco, dobbiamo pensare che ogni domenica, ogni incontro è sempre difficile, perché da adesso fino alla fine saranno tutte partite importanti, partite difficili. Certo, ci sono 3 punti con una partita in più da recuperare, ma dovremo vedere domenica per domenica. Domenica andremo a Mattinata, un campo difficile, di una squadra che io ritengo che di quelle che abbiamo incontrato è quella che gioca meglio a calcio. Anche lì andremo a convincere le nostre forze, cercando di portare a casa il risultato pieno. Poi ecco, il calcio, il terreno di gioco, la palla alla fine dobbiamo metterla dentro per poter portare per vincere, e tutti i discorsi rimangono tali. Perfetto, la ringraziamo presidente, alla prossima. Grazie a voi, in bocca al lupo. Buonasera amici di assistsportivo.com, ci troviamo qui col presidente dell'Ortanova. Presidente, una partita, un 4-0, però comunque nel secondo tempo avete dimostrato grande carattere, avete fatto qualche azione per contrastare la prima in classifica. Beh sì, sicuramente si sapeva che era una partita, non dico persa a tavolino, perché comunque la palla è tonda, però comunque il Cerignola si è dimostrato, come già sapevamo dall'inizio campionato, una squadra di un buon livello. Noi abbiamo fatto del nostro meglio e il risultato è quello che conta, ma va bene così. Un campionato comunque che a voi vi si prospetta per come obiettivo la salvezza, diciamo, in seconda categoria, però comunque che state ricevendo anche complimenti da parte di alcuni elementi dell'Ortanova che sono usciti, tra cui anche un nuovo acquisto del Sauri, ricordiamo Micca appunto, che è un giocatore che ha giocato pure a Gallipoli, insomma, in categorie superiori. Sì, sicuramente Ortanova come ha prodotto molti giocatori e che giocano in varie squadre, anche in seconda, e anche siamo, che poi è quello di cui siamo molto contenti, nelle categorie superiori. E per noi un'annata molto difficile, perché stiamo avendo molti problemi proprio anche personali, diciamo, c'è stata un'alternanza di allenatori, abbiamo avuto problemi con il campo, con i giocatori. Sicuramente quest'anno il nostro obiettivo è salvarci, poi per quello che verrà vedremo.
Presidente, prossimo impegno comunque in casa, comunque sarà sempre un difficile impegno ostico. Come si preparerà la squadra? Da martedì ricominceremo gli allenamenti con il massimo dell'impegno possibile e qualsiasi partita, dalla più semplice alla più complicata, necessitano sempre dello stesso impegno da parte dei ragazzi e anche da parte nostra come dirigenti. Domenica prossima aspettiamo l'Andria, che è comunque una squadra, una buona squadra, li abbiamo visti in casa. Sono anche una società molto corretta, li aspettiamo e vedremo la palla, ripeto, a tonda. Va bene, va bene, la ringraziamo Presidentessa, alla prossima. Grazie. Amici di assistsportivo.com, ci troviamo qui con due protagonisti della partita, l'attaccante Savino De Fazio alla mia destra e l'under Rosario Colangione. Ecco, una prima domanda, Savino, ti ha schierato titolare il mister Schiavone, ti ha dato subito fiducia e tu comunque l'hai ripagato, ci è mancato poco per il gol, insomma. Sì, infatti mi sono allenato molto bene quest'anno proprio perché, diciamo, era in preventivo che poteva capitare, che come è capitato che l'altro attaccante Pietro si è infortunato e mi ha dato la possibilità di giocare e quindi mi sono allenato molto bene, ho cercato di dare il meglio di me, diciamo, contribuire alla vittoria della squadra. Mi è mancato il gol, però l'importante è che è arrivato il risultato utile per la squadra. Ecco Rosario, a te invece, tu hai giocato in difesa a 4 insieme in coppia centrale con Carducci. Quanto è importante giocare insieme con il tuo capitano che ti dà consigli? È importantissimo perché ogni giorno impari sempre qualcosa di nuovo. Poi è bello sostenere questa squadra perché ormai siamo diventati come una famiglia, siamo tutti quanti dei fratelli. Ci sosteniamo e giustamente i più piccoli imparano dai grandi. Ecco Savino, invece una domanda che ti volevo fare, comunque hai giocato in coppia con Matteo Castro, chi preferisci meglio tra i compagni d'attacco, tra Matteo Castro, Guglielmi, Pinnelli? No, la verità in allenamento proviamo sempre molte situazioni e diciamo con chiunque mi affianchi, diciamo, riesco sempre a giocare bene, come infatti abbiamo fatto molte azioni, diciamo, propositive a memoria e mi sono trovato abbastanza bene. Mi trovo bene sia con Adriano, sia con Matteo, anche quando è entrato Antonio, Tarantino. Diciamo che ormai, come ha detto Rosario, siamo come una famiglia, ci conosciamo molto bene, quindi anche nel campo ci capiamo, diciamo, a memoria. Sì. Senti, poi l'ultimo, comunque il Sauri ha vinto 3-0. Un'ultima domanda che ti volevo fare, voi avete giocato con tre attaccanti, cioè oggi tu, Castro e poco dietro Guglielmi, che comunque vi ha dato lo spazio, diciamo, tu eri l'attaccante, il centravanti, boa, poi Castro e Guglielmi giostravano diversamente. Ti trovi meglio con questa tipologia di modulo in 4-3-3 oppure il 3-5-2 con 5 centrocampisti dietro che comunque appoggiano, che tu hai giocato anche con questo modulo? Sì, no, la verità mi piace di più giocare, diciamo, spalle alla porta perché sono molto bravo a dare sponde e far salire la squadra. La verità anche se oggi abbiamo giocato 4-3-2-1, diciamo era un modo albero di Natale, perché giocavano io avanti, Adriano e Matteo giocavano dietro di me, diciamo, aiutavano anche molto il centrocampo. Quindi la partita più di sacrificio è stata di Adriano e Matteo che dovevano aiutare me e il centrocampo. A segnare soprattutto. E a proposito di segnare, facci un'ultima promessa a tutti i tifosi dello Sportmania, perché ti incitavano e dicevano Savino facci sto gol, col Mattinum lo vedremo. Io ogni domenica cerco di dare il meglio di me quando gioco, però alla fine se non segno l'importante è che vinciamo. Comunque ci metterò ancora più d'impegno, anche se due volte, la prima volta l'arbitro mi ha fischiato un fuorigioco inesistente, la seconda volta me l'ha tolto il gol, c'è stata anche un po' di sfortuna, però non importa, l'importante è che è arrivato il risultato utile per la squadra. Ecco Rosario, invece per te un'ultima domanda, hai giocato con Carducci in coppia centrale e poi sulla tua destra Maurizio Toscanelli che era terzino, con Maurizio e con Marco Misino siete più o meno gli under e Di Paolo, con chi hai stretto più amicizia? Sinceramente di amicizia si può parlare con tutti, però anche con Toscanelli sono molto stretto. Checco Di Paola, diciamo, è come un fratello per me, quindi anche lui, sono molto stretto a lui. Hai giocato sia con la difesa a 3 e sia con la difesa a 4, ti trovi meglio con la difesa a 4 oppure con la difesa a 3?
essendo abituato a giocare fin dalla giovanile con la difesa a 4, cioè, mi trovo molto di più con la difesa a 4, però è sempre bello imparare a giocare in nuove posizioni, quindi anche la difesa a 3 non mi dispiace. Tu, ricordiamo il tuo curriculum, l'anno scorso giocavi nell'Audace, adesso ti ha voluto fortemente il mister Schiavone, che sei un under, comunque sei bravo, stai maturando. Qual è stata la differenza di cambio tra l'Audace e lo Sportmania? Come ti trovi, diciamo, meglio? L'ambiente, perché nelle giovanili c'è poca serietà, perché siamo molto più, diciamo, siamo più piccoli, quindi è importante sì vincere e giocare in una determinata maniera, mentre qui devi essere sempre pronto soprattutto a rispondere alle scelte del mister e soprattutto all'ambiente, che è un po' più duro rispetto a quello delle giovanili. Perfetto, grazie Rosario, grazie Savino. Grazie a voi.